Abbiamo dall'altra parte un interista, vero? Perché lui è interista. A discapito di Gianni Rendina che è milanista, scusami Nicola. E cavolo, dai, una volta per ciascuno. Io ho sofferto 20 anni fa, anche se ero infortunato, senza perdere 0-0, 1-1, andavo al Milan in finale. Questa volta è andata l'Inter, meritatamente sia una che l'altra, devo dire. Quel Milan era più forte di noi, quest'Inter era più forte del Milan, quindi due risultati giusti a distanza di 20 anni. Assolutamente, sono d'accordissimo con te, Nicola. Senti, io vorrei farti un paio di domande velocemente. Prima di che Gianni ti faccia poi le domande sull'Inter e sulla voglia di vincere dell'Inter di quest'anno, io volevo chiederti un tuo occhio per quanto riguarda Mourinho all'Inter. Cioè, nel senso, ti spiego. C'è questa situazione che si dice che Mourinho andrà via dalla Roma, e c'è Inzaghi che sicuramente andrà via dall'Inter. Ma non è che c'è, insomma, questo scambio, questo gioco per poter riuscire a portare Mourinho all'Inter? Allora, per quanto riguarda l'Inter, comunque, anche se c'erano dei dubbi su Inzaghi, se dovesse vincere la Champions, come fa, almeno che non fosse una sua decisione, non lo so. Se l'Inter deciderà di mandarlo via, anche perché, se non sbaglio, ancora 2 anni di contratto, e anche se ha perso 11 partite in campionato, però non si può riconoscere quello che sta facendo in Champions. Mourinho, io ho la sensazione che se dovesse andare via dalla Roma andrebbe al PSG. E onestamente Mourinho ha vinto tantissimo, però non mi fa impazzire. Molti allenatori si evolvono, il calcio si evolve. Per l'amor di Dio, Mourinho ha fatto delle cose incredibili, però io prenderei altro, idee giovani. Faccio l'esempio di De Zerbi, o piuttosto questi allenatori che vanno col calcio che si evolve. Ho capito. Un'ultima domanda per quel che mi riguarda. Secondo te la squadra più semplice dove l'Inter possa vincere, Real Madrid o Manchester City? Allora, tutte e due semplici, non c'è niente. Cioè, tra l'una e l'altra, mettiamo il caso. Secondo allora, te, paradossalmente ti dico che c'è più possibilità col Manchester City, perché il Manchester City ha un modo di giocare tipo il Napoli. Sì. Tutti pensavano passasse col Milan. Il Napoli non gliene frega niente di come giocava il Milan. Loro attaccano in 11. Che faceva il Milan? Metteva Leao dietro di Lorenzo e partiva le poche volte in contropiede e faceva male. Ecco, vedo la stessa cosa: il Manchester City non gliene fregherà niente di come gioca l'Inter, attaccherà, e l'Inter, che è una squadra solida, che sa ripartire, ha i centrocampisti secondo me più forti d'Europa, nel senso che tutti e tre segnano: Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Quindi comunque si sanno inserire, sanno aiutare gli attaccanti. Secondo me fare una partita corta e ripartire puoi far più male al Manchester City che non al Real Madrid, che ha cambiato un po' il modo di giocare. Anche loro ripartono, alcune volte sono più bassi, anche se hanno dei campioni incredibili. Quindi io la vedo così, forse è meglio il Manchester City. Va benissimo, grazie Nicola. Per quel che mi riguarda ho finito, adesso c'è Gianni. Nicola, invece, andando un po' in maniera futuristica, se fossi tu il dirigente sportivo dell'Inter, quindi occuperesti tu della campagna di mercato, visto l'anno prossimo che Lukaku torna al Chelsea, compagnia bella, chi andresti a comprare nel palcoscenico o italiano o europeo per affiancare Lautaro l'anno prossimo? È una bella domanda, perché effettivamente con Dzeko, che ha l'età che ha, anche se è un giocatore assurdo, fantastico, Lukaku va via, c'è da prendere qualcuno in attacco. Le disponibilità dell'Inter ogni anno sono sempre di meno, quindi non so, farti dei nomi che so che è impossibile prenderli, quindi lì deve essere brava la dirigenza a prendere un giocatore che possa coesistere. Tutti parlano per esempio di Arnautovic, che è già stato all'Inter, che può andare al Milan, però un tipo di giocatore che sia fisico, bravo tecnicamente, che sia un po' simile a Lukaku. Adesso nomi non me ne vengono, però effettivamente c'è da lavorare lì in attacco per trovare i giocatori importanti per mettere vicino all'Autaro. Nicola, invece, tornando alla partita di ieri, non tanto sul campo quanto sugli spalti, in particolare in tribuna, visto che ieri ho visto che con te stava, oltre ovviamente a Bobo Viri, c'era anche il vostro ex compagno Dalmà. Ma Dalmà che scarpe aveva?
in che mamma mia, l'abbiamo massacrato io l'uomo. Se avevi personalità in campo, ma cazzo, no, stai messo più inguaiato di prima. Perché ho visto la tua storia su Instagram e sembravano, sai, le scarpe quelle del classico in bianchino, che finisci di lavorare. Sì, sì. No, l'abbiamo preso in giro, ma poi c'erano tutti, c'era, ho rivisto Caragunis, vabbè, Dechi, Stanco, c'era Materazzi, Snyder, Pagliuca, e con lui ho fatto Inter e Bologna, sì. Walter, Zeng, c'erano tutti, tutti, tutti. Va bene, senti Nicola, noi ti ringraziamo tantissimo e devo spendere qualche parola, perché è giusto che sia così, ho ascoltato il brano di tuo figlio Kilian, che è l'ultimo, Kilian, sì. Ecco, Groovy Doo. Tu hai da dire qualcosa per quanto riguarda o se il papà e ti vuoi tirare fuori un attimino dalle situazioni? No, allora, sinceramente mi dovrei fare i fatti miei, però non riesco perché... il ragazzo merita, e per quello che comunque sono contento che lo apprezzate voi, ma state avendo tanti riscontri. Certo. E questo è il secondo brano che esce, Groovy Doo, che è uscito, ce ne sono altri, uno estivo che uscirà, e poi cinque pezzi insieme. È sotto contratto con Ingroups, che è sotto Universal, lui canta in inglese, questa è l'unica difficoltà che può avere in Italia. Comunque in questo momento c'è da tirar fuori un pacchetto di canzoni e poi c'è un po' una strategia che farà lui, e quindi certo. Sono contento perché i pezzi piacciono a tutti, anche questo Groovy Doo ti mette allegria, poi sono tutti scritti da lui, la base la fa lui, e quindi avendo 19 anni è apprezzabile, ecco, quindi certo, sono contento. Certo, certo, io sinceramente l'ho ascoltata velocemente e ha un groove molto molto carino e trascinante. Io devo essere sincero, ti devo chiedere questo. Noi oggi finiamo il ciclo di Focus Match 360 e Love in Miami, che è il mio programma personale che tratta musica dance. C'è la possibilità poi per settembre, scusami un attimo, per settembre per averlo ai nostri microfoni Kilian, si potrebbe Kilian, fare? Kilian. Sì. Scusami. Certo, con una telefonata e chiacchierata che ci stiamo facendo tipo noi adesso? Assolutamente sì. Certo, cioè, ma quando volete, sì. Va bene. E poi lui può andare più sul tecnico. Assolutamente, perché voglio sentire lui, insomma, chiacchiereremo, perché anch'io sono un produttore discografico, un produttore di tracce, e quindi voglio capire un attimino come si sta muovendo. Nicola, io per quel che mi riguarda ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Adesso andiamo ad ascoltare Groovy Doo Final di è Groovy Doo soltanto, Di Kelly, il suo nome d'artista è Kelly. Va benissimo. Nicola, noi ti ringraziamo e ci vediamo semmai a settembre. Grazie Nicola. Perfetto, grazie a voi. Un abbraccio, ciao Nicola. Grazie. Ciao, grazie.